Buongiorno. Purezza e sveglia. Caffè molto particolare perché diciamo simbolico, boh, profondo, esoterico, che ne so. Stanotte ho sognato il mio funerale. Sì, ho sognato il mio funerale. C'era Milano bloccata, adesso non perché mi voglio dare delle arie, ma c'era bloccata perché c'era tutto, c'erano le baby gang, c'erano tutte le buche per la strada e Sara che diceva che era colpa del mutamento climatico, dell'innalzamento delle temperature che non si poteva fare niente, la mutazione climatica provocava le buche. C'era un fracasso di gente, il traffico bloccato, la linea 60 che non riusciva a passare e si riusciva a infilare in un pertugio, le bancarelle del mercato, non le feste, no? Il sassofono, gli spiriti, no, le bancarelle del mercato, un sacco di gente con cui io parlavo. Lo scoop era che al mio funerale io c'ero, cioè ero vivo, ero lì che parlavo, non ero ghost. Non c'erano becchini, non c'erano bare, c'era solo una fracassata di gente. A un certo punto io dal fondo che dico, oh, adesso basta, andiamo a fare questo funerale perché non se ne può più, qua da 2 ore che parliamo siamo bloccati, non stiamo facendo niente, non ci vedeva manco una chiesa, era un funerale in chiesa, ma la chiesa non si vedeva, non c'erano i becchini, non c'era la cassa da morto, non c'era il morto, ma era il mio funerale e io ero lì che parlavo con la gente. Non lo so, ditemi voi come interpretare. Freud diceva che noi sogniamo sempre parti di noi stessi. Allora io ho pensato questo, che in realtà in questo sogno dico guardate che io vi romperò i maroni anche da morto, vi romperò i maroni anche da morto. Non c'è niente da fare. Buona giornata. No, sto pensando a mia nonna e alle barzellette che raccontava sui funerali.